Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo video. Si ritorna dopo tanto tempo a parlare delle informazioni presenti nelle Ultimania, questa volta di Rebirth. Avremo quindi diversi video che cercheranno di raccogliere le diverse notizie presenti nel librone Made in Square. Dico in anticipo che le sezioni trattate nei diversi video potrebbero riguardare parti avanzate dell'ultimo titolo Square Enix ed essere considerati spoiler. Nel caso specifico, le informazioni di questo video riguarderanno tutte parti avanzate del gioco. Inauguriamo quindi video riguardanti l'Ultimania di Rebirth con la sezione Monogatari no Yoten to Haratana Naso, punti storia chiave e nuovi misteri. Il primo di essi, che sarà il focus di questo video, parla dei diversi mondi, Sekai. Il mondo è diviso e ce ne sono multipli. Alla fine di Remake avevamo visto Zack sopravvivere alle truppe Shinra, differendo da quanto abbiamo visto nel titolo originale e in Crisis Core. Ora abbiamo la conferma che gli eventi visti hanno luogo in un diverso mondo da quelli in cui sono presenti Cloud e i suoi compagni. In più, verso la fine del gioco, Sephiroth ci rivela che esistono diversi mondi all'interno del pianeta, Hoshi. Quindi, ricapitolando, il pianeta, Gaia, Hoshi, la stella, è diviso in diversi mondi, Sekai. Cerco di fare uno schemino. Teniamo bene a mente questa suddivisione, in quanto verrà utilizzata spesso in questo video, e probabilmente anche in futuro. Possiamo differenziare questi mondi grazie a Stamp, il cane fedele della Shira. Appaiono quindi almeno 5 mondi nel corso del gioco. Sephiroth sembra avere una profonda conoscenza del Sekai no Shikumi, della struttura di questi mondi, e apparentemente sembra che li stia usando come mezzo per prolungare la vita del pianeta. Sembra che i Numen abbiano un'influenza sulla divisione dei mondi. Anche se Zack e Biggs non possono percepirli direttamente, li riescono a sentire sotto forma di un forte vento, Tsuyoi Kaze. L'Ultimania ci mette quindi davanti un trafiletto con le diverse frasi che Sephiroth recita riguardo a questi mondi, che inserisco di seguito. Genova の申し者が星を支配する日が来る。そして今や世界は一つではない。 運命の拘束を逃れた世界が新たな時を刻んでいる。こんな辺境にいたのか、消失を受け入れた世界は運命の壁が壊れる時、新たな世界が生まれる。 星にはいくつもの世界があり、生み出された世界は、あるものは続き、あるものはすぐに消える。仮に長く続いても、いつか消える。だが、悲しむことはない。消えた世界は、ただ星に帰るだけ。 Abbiamo un ulteriore trafiletto in cui si parla della White Materia, ma prima di parlarne conviene vedere l'analisi di diversi mondi. Iniziamo col Kuraudo Tachi no Sekai, il mondo di Cloud. Lo Stamp qui è un Beagle, che ormai abbiamo imparato ad apprezzare e accettare. Giusto per indicare una nota al margine, in alcuni punti di Rebirth era presente uno Stamp diverso, errore che è stato corretto con l'ultimo patch. Il mondo del gioco principale. In questo mondo, Zack e Biggs hanno già perso le loro vite. Passiamo al prossimo mondo. Zakusuga Sekan Shita Sekai. Il mondo in cui Zack è sopravvissuto. Stamp qui è uno Yorkshire Terrier, ricordatevelo perché ci ritorneremo. Un mondo dove la storia, gli extra chapter, è focalizzata sui progressi di Zack. Una crepa appare nel cielo, i fiori appassiscono e gli abitanti accettano la fine del mondo. La Kyrie di questo mondo sta per lasciare Midgar, ma risponde alla chiamata di Avalanche. Partendo da questo mondo, l'Ultimania mostra tre diramazioni, ognuna nata dalla scelta che prende Zack all'inizio del capitolo 14. La prima diramazione è Zakusuga Shinra Bilu e Mukatta Sekai, il mondo in cui Zack si dirige verso il quartier generale della Shinra. Lo Stamp è anche qui uno Yorkshire Terrier, ma differente da quello appena visto, indicando quindi che sia un mondo diverso rispetto al precedente. Un mondo che prosegue dal mondo in cui Zack sopravvive. Zack prova a far visita ad Ojo per fargli curare Cloud, ma viene circondato da un plotone di soldati Shinra all'ingresso del quartier generale. La seconda diramazione è Zakusuga Rokuban Makoroe Mukatta Sekai,
il mondo in cui Zack è andato verso il reattore Mako numero 6. Qui lo Stump è un carlino. Zack prova a fermare Biggs dal far saltare in aria il reattore Mako, ma la bomba praticamente non esplode. Poco dopo, i soldati Shira irrompono e uccidono Biggs prima di circondare Zack. Passiamo all'ultima diramazione. Zack Sugakkyo Kai no Mae de Nayamu Sekai, il mondo in cui Zack è preoccupato di fronte alla chiesa. Lo Stump qui presente, Ultimania Canta, è un corgi. Nel video sul finale avevo detto che si trattava di uno Shiva dopo averlo visto per pochi secondi in mano a Johnny. Comunque, non è l'unico caso in cui ho sbagliato la razza, vedremo il prossimo. Mentre Zack si dispera per decidere se aiutare Cloud, fermare Biggs o aspettare che Aerith si svegli, appare d'improvviso davanti a lui Sephiroth. In questo mondo Johnny non ha lasciato Midgar e lo vediamo passare davanti a Zack. Usciamo finalmente dalle diramazioni per vedere infine l'ultimo mondo. Eariso Tokurauto Sansa Kusuru Gobangai Suramu. Aerith e Cloud passeggiano per i bassi fondi del settore 5. Qui Stump è un chihuahua. Non so, a me continua a sembrare un vulpino, però dobbiamo utilizzare quando detto da developer e quindi d'ora in poi chihuahua. Ok. Il mondo che vediamo nell'extra chapter dell'episodio 7, quello del capitolo 14 per intenderci. I suoi abitanti intuiscono che il loro mondo presto finirà. Zack, Elmira e Marlene non sono presenti. È sottolineato che questo mondo potrebbe sembrare lo stesso del primo Yorkshire Terrier, ma è appunto Stump a darci la conferma che non sia così. Infine, avremmo il mondo in cui vediamo Zack svegliarsi nella chiesa dopo la battaglia finale, ma non essendoci uno Stump, non possiamo sapere quale sia. Ok, ora che abbiamo una conoscenza maggiore, torniamo alla White Materia. L'oggetto posseduto da Aerith è una contromisura contro la meteora evocata dalla Black Materia. Tuttavia, come vediamo nel capitolo 6, la White Materia ha perso il suo potere e passa dall'essere bianca all'essere trasparente. Una White Materia di un mondo diverso, il Chihuahua, consegnata a Cloud da Aerith nei bassi fondi del settore 5, viene trasferita tra diversi mondi e consegnato all'Aerith del mondo Beagle nel mondo di Cloud, quello principale, nella Sleeping Forest. Per quanto molto di questo è presente e comprensibile dal gioco, questo specchietto dell'Ultimania spero che dia una maggiore chiarezza a chi è rimasto confuso. Bene, siamo solo all'inizio delle informazioni che l'Ultimania di Rebirth ci darà. Restate sintonizzati per i prossimi video. Io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo al prossimo video!